22, bring mich höher auf die Berge. Als nächstes, das macht das so froh, ich kann sein. Das macht das so froh, ich kann sein. Das macht das so froh, ich kann sein. Es sorgt für ein Weihnacht, Gott wurde mich an. Das macht das so froh, ich kann sein. Das macht das Blut des Lammes reinigt uns. 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 Und schaffe alles neu. Dass die Lieblichkeit Jesu man sehe an mir. Dass die Lieblichkeit Jesu man sehe an mir. Seine heilige Reinheit und Kreuze zieh. O du Gottes Gewalt, Christus Gestalt bist ich.
47 noch, dies ist der Tag. Amen. Nein, das macht das so froh. Dies ist der Tag, ja? Ja, 48. Ja. Dies ist der Tag, dies ist der Tag. Lode e ringraziamenti siano al Signore nostro Dio per la sua fedeltà, per la sua grazia, per la sua parola, per tutto ciò che Egli ci ha già dato ed anche per quello che ha preparato per noi oggi. Siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. Posso chiedere chi è qui oggi per la prima volta? Abbiamo qualcuno? Per favore, alzatevi in piedi. Chi è qui oggi per la prima volta? Sì, questo è straordinario. Dio vi benedica. Spero che non sia l'ultima volta. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Molto bene. Sì. Dio benedica tutti. Molto bene. Il fratello di prossimo, da Liegi, ha portato con sé l'intera assemblea, 7 macchine, per essere qui oggi. È così bello, è così bello che possiamo venire sotto il richiamo della parola, dove abbiamo i nostri amici dalla Slovacchia, che sono venuti con un autobus, amici dalla Romania, più di 15 persone, amici dalla Svezia, amici e fratelli da tutta l'Europa. E noi siamo così riconoscenti anche per tutti i nostri fratelli nel ministero. Dopo c'è un fratello qui da Atlanta, Georgia, è qui. Per favore, vuoi alzarti? Sì, benvenuto da Atlanta, Georgia, Stati Uniti. E come già detto, tutti i fratelli e tutte le sorelle, sia dalla Repubblica Ceca, da ogni posto, ancora una volta benvenuti. Il fratello Smith ha messo qui un foglio di carta con dei saluti dalla Moldavia, saluti dall'Uzbekistan, saluti dall'Ucraina. Per me è qualcosa di meraviglioso quando sento che i nostri fratelli e le sorelle anche dagli stati dell'ex blocco dell'est, naturalmente ogni cosa oggi è quasi unita all'Europa, che essi là possono vedere, udire e sperimentare con noi. Non è questo meraviglioso? Che Dio apre i confini. Molti decenni fa il fratello Branham disse: quando sarà passata la divisione della Germania e quando cade il muro di Berlino Est, allora sarà come era nell'impero romano. Tutti noi notiamo, abbiamo il trattato di Roma, sono passati 50 anni. Tutti noi abbiamo compreso qual è il tempo, che non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma che siamo arrivati alla fine del tempo della fine. Il fratello Brana ha parlato pure al riguardo: il tempo dell'unione è il segno. E ne vediamo pure nel nostro tempo che ogni cosa si unisce: economia,
ogni cosa si unisce. E come abbiamo scritto, ogni cosa in una mano, ogni cosa in una mano. Ma il Signore Dio avrà la vittoria. Sebbene dobbiamo aspettare un po'. Tuttavia, sì, noi contiamo nel nostro tempo sul ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Sì, noi contiamo su ciò e crediamo quello che il nostro Signore ha detto, che vedremo i segni dei tempi. E questo è come la mano che scriveva sul muro nei giorni di Daniele, la mano che scriveva sul muro. Tuttavia, deve essere letto, deve essere compreso tramite la sua grazia. Dobbiamo, anche i nostri amici qui, ancora una volta, come abbiamo detto ieri, dal Sud America, abbiamo già chiamato i tre fratelli e dopo abbiamo ancora un fratello dall'Angola. Io non so dove sia seduto proprio ora. Sì, siamo così riconoscenti per tutti i fratelli di lingua portoghese, e siamo riconoscenti per il nostro fratello Helmut Miskis e suo fratello Claudio Miskis, i quali sono nati naturalmente in Brasile, conoscono la lingua e possono contribuire, e sono principalmente responsabili affinché sia pure curata la lingua portoghese. Dio benedica il nostro fratello Helmut Miskis in modo particolare. Ringraziamo anche il nostro fratello Erwin Pacheco con tutto il nostro cuore per la traduzione in lingua spagnola. Noi ringraziamo tutti i nostri 12 fratelli che sono seduti là sopra nelle cabine e traducono affinché ci si possa prendere cura di tutto il mondo e così tutta la gente in tutto il mondo possa ascoltare quello che Dio ha preparato per noi in questo tempo. È quello che Egli ha da dirci. Noi siamo radunati nel suo nome per ascoltare la sua parola, per ricevere correzione, per lasciarci portare in accordo con lui e la sua parola. Ancora una volta siate benvenuti. E noi da questo posto oggi salutiamo pure tutti i nostri fratelli e le sorelle che ora ascoltano in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Già questa mattina sono arrivate delle telefonate da Johannesburg, da Kinshasa, dalla Costa d'Avorio. Telefonate sono arrivate da qui e da là, da ogni posto. Noi siamo così riconoscenti, sì, dal Cile, sì, siamo veramente riconoscenti per l'opportunità che Dio ci ha dato di essere collegati con tutto il mondo. Quello significa con i credenti su tutta la terra, affinché tutti siano portati al passo, che tutti ricevano lo stesso insegnamento. E tramite questo la Chiesa sposa può realmente diventare di un solo cuore e di una sola anima. E che insieme possiamo sperimentare in tutto il mondo il potente movimento finale di Dio tramite la sua grazia. Credo che tutti voi siete d'accordo se i nostri fratelli volessero almeno dare i saluti. Ognuno di loro porta i saluti con sé. Ed io chiedo ora al fratello Helmut Miskis di venire con i tre fratelli. Forse il fratello dall'Angola viene pure. Per favore, non un sermone, giusto tre frasi, i saluti. Venite ora tutti. Noi vogliamo rispettare i fratelli e siamo lieti che essi possono servire il Signore.
Lasciatemi leggere una parola da Apocalisse capitolo 22. Apocalisse capitolo 22 dal verso 10. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro continui a essere impuro. E chi è giusto continui a praticare la giustizia. E chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Grande Dio, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua santa parola. Tu sei colui che ha parlato al principio. Sei colui che parli ora alla fine. Noi ti ringraziamo che possiamo essere radunati nel tuo nome e che possiamo appartenere a quelli che sono stati giustificati per fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. E siamo santificati nella verità. E desideriamo essere ancora santificati nella verità finché giungiamo alla perfezione. Per favore, sì, ora presente in modo particolare oggi. Parla a noi e a tutta la tua Chiesa in tutta la terra. A te, Dio Onnipotente, noi diciamo grazie per ogni cosa. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. È realmente un privilegio che possiamo radunarci insieme in modo così indisturbato per ascoltare la parola, per ricevere insegnamento ed essere continuamente benedetti. In Filippesi vorrei leggere proprio brevemente Filippesi capitolo 3 per mostrare che il tempo è giunto per camminare nella nostra via orientati verso la meta. Quello significa avere la meta davanti ai nostri occhi. Tutti noi sappiamo dove appartenevamo. Filippesi capitolo 3, verso 12. E dopo il verso 14. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare
ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Sei stato afferrato da Lui? La Sua parola ti ha parlato? Hai udito la Sua chiamata? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io darò riposo alle anime vostre. E dopo la meravigliosa confessione, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Ora l'enfasi verso la meta. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. È una chiamata divina che ci è stata indirizzata, e averla ricevuta conferma di essere stati scelti prima della fondazione del mondo. Con quello è confermata l'adozione come figli, di averla ricevuta tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Come Paolo ha scritto in Galati capitolo 4, verso 4, e in altri posti. Dopo nel verso 15, sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Noi vogliamo avere la nostra mente, i nostri occhi fissi alla meta. Dopo, se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Naturalmente noi veniamo da diverse denominazioni, comunità e chiese, ed ognuno porta ancora qualcosa con sé. Ma dopo viene il momento in cui dobbiamo mettere via quello che non è in accordo con Dio e la Sua parola. Dopo giunge il momento in cui l'insegnamento è indirizzato a noi e noi siamo realmente riportati indietro al principio. E facendo sempre la stessa domanda, come Paolo ha fatto in Romani capitolo 3 verso 4. Cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Lì ogni cosa è avvolta. Cosa dice la scrittura in merito al tempo della fine? Cosa dice la scrittura in merito alla condizione della Chiesa? Cosa dice la scrittura in merito ad Israele? Cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Qui in questo luogo la scrittura non viene interpretata, qui la scrittura viene letta nell'originale ed è creduta per come è scritta. E questo è il privilegio che Dio ci ha dato, di avere rispetto davanti la Sua parola, di accettarla nel modo in cui è stata indirizzata a noi. Ieri abbiamo parlato che Dio ha piazzato dei ministeri nella Chiesa. Egli aveva dei ministeri in Israele che hanno avuto un significato nel piano di salvezza. È giusto per andare brevemente indietro a Mosè, naturalmente fu Dio stesso che diede la promessa ad Abramo. Genesi capitolo 15, verso 13. Dopo 400 anni, io vi condurrò fuori dalla schiavitù. Il tempo era passato
e Dio rivelò se stesso in modo soprannaturale nel cespuglio ardente al suo servitore e profeta Mosè, che pasceva il gregge di suo suocero. Fratelli e sorelle, e Dio parlò: io ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il loro grido, mi ricordo la promessa che ho fatto. E Mosè era ordinato a rendere reale questa promessa, di metterla in pratica, un ministero in collegamento con l'adempimento di quello che Dio aveva promesso. Dopo leggiamo che Mosè, tramite l'incarico di Dio, impose le mani a Giosuè, incaricandolo di portare avanti il ministero. E come Dio era con Mosè durante l'uscita, così egli era con Giosuè durante l'entrata e nella spartizione della terra promessa. Ogni tribù ricevette la propria regione, ognuno sapeva dove erano i confini, ognuno sapeva dove apparteneva. 12 tribù di Israele, 12 apostoli. E chiunque legge in merito alla nuova Gerusalemme in Apocalisse capitolo 21, la nuova Gerusalemme ha 12 colonne, la nuova Gerusalemme ha 12 porte, e su una sono scritti i nomi dei 12 apostoli e sull'altra i nomi delle 12 tribù di Israele. Gli eletti di Israele e gli eletti della Chiesa appartengono insieme. Già alla risurrezione del nostro Signore, naturalmente, secondo Matteo capitolo 27, tutti i santi che ebbero parte nella prima risurrezione del periodo dell'Antico Testamento risuscitarono insieme con Cristo, così è scritto, e apparvero a molti nella santa città. Ed ora, al compimento della Chiesa del Nuovo Testamento da ogni popolo, lingua e nazione, viene il rapimento, e dopo si adempie che insieme con Abramo, Isacco e Giacobbe, insieme con tutti i santi resi perfetti che hanno creduto Dio e che rispettano la parola di Dio, con loro celebreremo la grande cena nella gloria. In Matteo capitolo 22 noi leggiamo della cena che il re prepara per il figlio e manda i servitori ad invitare. In Matteo capitolo 25 noi leggiamo là in merito alla cena che tutte quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Tali cose non devono essere spiegate, accadono come Dio ha detto nella sua parola. Anche riguardo a quello che ora accade nella Chiesa, in realtà non c'è bisogno di un ottavo messaggero, non c'è bisogno di alcuno che presenti se stesso e dica: ora io sono qui e adempio Matteo capitolo 25 dal verso 6. Continuamente ci sono fratelli che appaiono sulla scena con dottrine che recano confusione. Deve essere detto ora: chiunque è da Dio avrà discernimento se quello che viene detto è realmente in accordo
con quello che è scritto. Ed anche in questo si deve andare di nuovo di scrittura in scrittura, illuminando ogni cosa in modo da predicare la parola in equilibrio e rimanere anche in equilibrio, affinché il Signore possa guidarci e condurci fino alla fine, finché passeremo realmente dal credere al vedere. Ieri ho menzionato quale tipo di dottrine sono presentate pure nel messaggio del tempo della fine. È semplicemente incomprensibile che le persone non riguardino affatto la parola di Dio, ma presentano le loro speciali rivelazioni. E dopo, da questo luogo, noi dobbiamo dire: solo ciò che è scritto è la parola di Dio. E se, per esempio, è stato detto in merito ai sette tuoni di non scrivere, ma suggella quello che hanno proferito, allora io devo rispettare quello. Allora io so che Dio ha deciso in questo modo e così rimane. Tuttavia, se dopo un fratello sta davanti a me e dice: tu non credi il messaggio? Ed io rispondo: ma lo predico su tutta la terra. E dopo gli dice: no, tu non fai questo, perché il messaggio sono i sette tuoni. E quando ho chiesto a questo caro fratello, tutti voi lo sapete, è stato a Johannesburg, quando ho chiesto a questo caro fratello cosa sono i sette tuoni, la sua risposta è stata: è una rivelazione. Quando ho chiesto cosa è questa rivelazione, allora ha risposto: è un mistero. Ed anche là, voi tutti lo sapete, lasciai la mia tazza di tè e ho detto: per favore, al fratello, per favore riportami indietro nel mio albergo. Dico ora apertamente, non lo intendo dire per questo fratello ora, lo dico in generale, le persone sono confuse nella testa, nel cuore e nella dottrina. È proprio così importante che noi rispettiamo la parola di Dio e non andiamo oltre quello che è realmente scritto. E dopo, proprio di recente, un fratello mi ha detto, pure in merito ai sette tuoni che hanno fatto dire le voci proprio prima che fossero aperti i sette suggelli. Questo è vero e dobbiamo differenziarlo. È realmente accaduto il 28 febbraio 1963, prima dell'apertura dei suggelli, che il fratello Branham, secondo il comando del Signore, egli andò sul monte e lì accadde che sette straordinari tuoni scossero tutta la regione. E il fratello Branham alzò lo sguardo e vide formarsi una nuvola soprannaturale. E lì gli fu detto di ritornare a Jeffersonville perché dovevano essere aperti i sette suggelli. Al riguardo noi siamo felici. A questo diciamo amen. Non c'è bisogno di alcuna spiegazione. Non c'è bisogno di alcuna spiegazione. Questo noi lo crediamo, che egli era il profeta di Dio promesso per questo tempo, attraverso il quale il Signore ha rivelato i misteri dalla Genesi fino ad Apocalisse capitolo 22. Tuttavia lasciamolo in questo modo, come Dio l'ha fatto, come Dio ha deciso, così lasciatelo. Io mi rallegro di ciò. Siete d'accordo con quello? Nulla ha bisogno di essere interpretato. È semplicemente accaduto. Nella stessa maniera, con l'interruzione
che vi è stata continuamente in merito agli altri punti di insegnamento con il ritorno di Gesù Cristo. Solo due volte il fratello Branham ha portato il grido di Primo Tessalonicesi 4 in collegamento con il messaggio del tempo della fine, che il messaggio del tempo della fine è il grido. Più di 200 volte il fratello Branham, in modo veramente chiaro, ha parlato riguardo a ciò che è il messaggio, quello che contiene. E sin da quando il Signore ha dato l'incarico, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Più di 200 affermazioni fatte dal fratello Branham sono ignorate. Ne vengono usate soltanto due. E in collegamento con questo viene affermato che il Signore sta scendendo da quando il messaggio è uscito. Ed egli sta scendendo. E questo non è affatto corretto. Ma ora viene il punto. Questo viene fatto con l'intenzione, che noi o tutto il mondo non arrivi a sapere che il messaggio, soltanto dopo la dipartita del fratello Branham, è stato portato in tutto il mondo. Ciò non piace a questi gentiluomini e perciò essi devono collegare il messaggio alla diretta venuta del Signore e non tengono conto che fin dalla dipartita del fratello Branham il messaggio è stato portato in tutto il mondo e la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa Sposa ha luogo. Sempre quando il nemico da un'interpretazione, dopo, con l'intenzione di mettere in discussione quello che Dio fa, di mettere in dubbio ed allontanare l'umanità da ciò, non per parlare di me stesso. Naturalmente io non ho nulla a che fare con questa faccenda. Una chiamata è una faccenda di Dio, nessun uomo lo decide. Lì non abbiamo nulla da dire al riguardo. Tutti noi sappiamo che il fratello Branham ha fatto 7 viaggi missionari internazionali lungo tutto il suo tempo. Ha visitato esattamente 12 nazioni. E nel suo tempo il messaggio non era così tanto conosciuto. Per lo più erano riunioni evangelistiche, riunioni di insegnamento, riunioni di guarigione. Soltanto dopo la sua dipartita è realmente accaduto che la parola è stata portata in tutto il mondo. Dio ha semplicemente deciso in questo modo e noi dobbiamo rispettare questo nella stessa maniera. Quello che realmente ferisce così tanto è che si causano divisioni in merito alle 70 settimane di Daniele senza rispettare la parola, senza comprendere che non ha nulla a che fare con noi quale chiesa. E là vorrei leggervi alcune scritture affinché sappiate che è scritto così nella parola di Dio. Poiché io sono consapevole che sulla terra sono presenti molte opinioni, perciò deve essere pure detto, Daniele capitolo 9, verso 24. 70 settimane sono state fissate, Daniele capitolo 9, verso 24. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità. E dopo sono elencate le 6 ragioni, punto dopo punto, fino alla ricostruzione di Gerusalemme.
non il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento, e dopo sono elencate le settimane. Non potrebbe essere detto in modo più chiaro. È quello che dobbiamo sapere pure, perché è accaduto in questo modo. Al riguardo vorrei leggervi dall'Antico Testamento, in primo luogo in Cronache, Seconda Cronache, capitolo 36, Seconda Cronache, capitolo 36, dal verso 19. Seconda Cronache, capitolo 36, dal verso 19. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dietro alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati alla spada, ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli fino all'avvento, ed ora viene, fino all'avvento del regno di Persia. Fino ad allora era l'impero di Babilonia, ma ora inizia l'impero di Persia. Fino a questo e rimane così. Ed ora ascoltate attentamente nel verso 21, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia. Sempre quando il tempo è compiuto, allora accade. Ed ora viene il motivo. Fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Goduto dei suoi sabati. Dopo continua. Difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione finché furono compiuti i 70 anni. Voi potete leggerlo in Esdra, capitolo 1, verso 1. È l'adempimento. È scritto bianco su nero. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia. Dunque, noi vediamo in modo molto chiaro, continuamente, solo l'adempimento della Scrittura ed ancora adempimento della Scrittura. Dopo abbiamo in Levitico, capitolo 25, per favore siate pazienti ora, si tratta di fratelli in tutto il mondo che sono sorveglianti dell'assemblea locale e devono insegnare la parola in modo corretto. Qui in Levitico capitolo 25 ci viene detto nel verso 4 ciò che segue. Ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Non ne seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna. E qui dice: ci sarà un anno sabbatico. Ed ora la domanda: perché un anno sabbatico? Perché 7 volte 7, e dopo i 7 anni sabbatici venne il grande giorno della riconciliazione, l'anno del giubileo. Il 50° anno era l'anno del giubileo, e Dio già nell'Antico Testamento ci ha parlato tramite le ombre e ci ha mostrato con Israele cosa voleva fare. Qui in Levitico capitolo 25 nel verso 8 dice: conterai pure 7 settimane di anni
sette volte sette anni. E queste sette settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. E poi, dopo i 49 anni, viene il 50° anno. E questo è l'anno del giubileo, dove ognuno poteva andarsene ed essere rilasciato. Ecco cosa è scritto qui nel verso 10. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. E poiché il popolo di Israele fu disubbidiente a Dio, essi osservavano il sabato, sì. Questo era il settimo giorno della settimana, ma essi dovevano osservare il settimo anno senza seminare, ma avere un riposo, un'esperienza che comunque Dio si prende cura di loro, che in merito ai suoi ci sarà a sufficienza per loro, non solo un giorno a settimana, ma il settimo anno doveva essere un anno sabbatico, un anno di riposo. E perché? Dopo sette volte sette, proclamare il 50° anno, che tutti quelli che erano in debito potessero andare via liberi. E dopo vediamo il nostro Signore in Luca capitolo 4, come egli proclama l'anno accettevole del Signore e proclama libertà a tutti gli oppressi, tutti quelli che erano oppressi dal nemico, tutti quelli che erano in debito. Allora egli proclama libertà. Dunque, se si parla di un soggetto biblico, allora si deve prendere ogni cosa che va con ciò. Ora, per quanto riguarda le 70 settimane di Daniele, nell'ultimo periodo di tempo, così abbiamo qui, l'abbiamo bianco su nero, è scritto che la trasgressione finirà, come è scritto qui. Io leggo in Daniele capitolo 9, verso 27. Daniele capitolo 9, verso 27. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Questo non si applica alla Chiesa, questo si applica ad Israele. Quando il patto sarà infranto, allora l'abominazione della desolazione. E dopo bisogna andare in Matteo 24, dove il Signore ha parlato in merito a ciò che accadrà con Israele. Qui abbiamo Matteo capitolo 24, dal verso 15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Dunque, vediamo molto chiaramente dove appartiene ogni cosa. Ed io dico ancora una volta, fratelli e sorelle, in collegamento a questo, come Dio ha piazzato i ministeri dei profeti, così egli ha piazzato in ordine i ministeri della Chiesa. Ciò si deve rispettare. Quando Paolo ha iniziato il suo ministero, allora il ministero di Pietro naturalmente non si è fermato. E quando Giovanni era sull'isola di Patmos, tutti gli altri non persero il loro ministero. Un ministero suppliva all'altro ministero, ed ogni ministero ha incluso una certa area. Perciò è scritto in Efesini capitolo 4 che i cinque ministeri sono stati posti nella Chiesa affinché i santi siano perfezionati. Non solo un ministero, più ministeri sono stati posti. E Paolo
era quell'uomo che ha maggiormente enfatizzato ciò che concerne divisioni e false dottrine. Lì egli era veramente serio con le persone. Egli non poteva sopportare le false dottrine. Fratelli e sorelle, credetemi, io non le posso sopportare. Non posso sopportarle. È qualcosa di strano che non appartiene alla Chiesa. È qualcosa di strano. È qualcosa che disturba. E non soltanto disturba, ma è distruttivo. E di questo non ne abbiamo bisogno. La Chiesa deve sperimentare una guarigione divina. Deve essere santificata nella parola di verità. Qui, specialmente in Tito, Paolo parla continuamente della vera dottrina ed egli la difende. Qui in Tito, capitolo 3, Tito, capitolo 3, qui Paolo scrive in Tito, capitolo 3, verso 10, ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tale uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Dunque, teniamolo in mente. Questa è la descrizione di quelli che causano divisioni tramite strane dottrine. E dopo ci viene dato realmente l'incarico divino da Dio di predicare la vera dottrina, la vera parola. E Dio vigila sulla sua parola, vigila su quelli che predicano la sua parola e vigila sulla Chiesa che riceve la sua parola con tutto il cuore e crede con tutto il cuore. Se vogliamo conoscerlo precisamente, l'ho menzionato recentemente a Zurigo, tali persone che causano divisioni rigettano dopo i veri servi di Dio. Questo è il marchio diretto. Sono due cose incompatibili, è impossibile. E perciò, fratelli e sorelle, lasciatemi dare anche l'avvertimento che scrisse l'Apostolo Giovanni anche in questo posto. Lasciatemi avvertire tutti i fratelli e le sorelle in tutto il mondo ed anche a noi. Terza Giovanni, verso 1. Terza Giovanni, verso 1. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Molto bello. Il vero amore di Dio. Questo è quell'uomo che parla dell'amore. Probabilmente più di tutti gli altri messi insieme. Dopo continua. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Possa essere con noi in questo modo, che prosperi la nostra anima. Che la nostra anima riceva soltanto il seme divino. Che non siano due tipi di seme diverso seminati in un cuore. E tutti voi lo sapete. Secondo Matteo capitolo 13, il nemico, quando le persone si addormentarono, andò nello stesso campo e seminò il suo seme mentre le persone dormivano. Lasciate che vegliamo, che preghiamo, prestiamo attenzione ad ascoltare quello che dice la parola di Dio e di non ascoltare quello che le persone hanno da dire. Dopo, verso 3, mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli
che hanno reso testimonianza della verità che è in te. Mi piace questo. A motivo della verità che è in te. Che Dio sia verace, questo lo sappiamo. Ma qui, a motivo della verità che è in te. Qui la mente di Cristo, la natura di Gesù Cristo, un vero uomo di Dio, a motivo della verità che è in te. Del modo in cui tu cammini nella verità, non nelle interpretazioni, camminando nella verità. Dopo, nel verso 4, non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Dite amen. Una gioia più grande non può esistere per uno che porta la parola. La gioia che tutti quelli che ascoltano la parola rimangono nella parola, rimangono nella verità e camminano in essa. E siamo trovati in essa. Dopo egli continua e scrive. Ed arriva dopo al verso 9. E nel verso 9 noi vediamo l'atteggiamento di quelli che si allontanano e le loro azioni. Qui in terza Giovanni verso 9 ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Sì. Cos'è questo ora? Il più grande uomo di Dio di questo tempo. Se Paolo era ancora in vita in quel tempo, io non lo so. È detto che Giovanni scrisse il libro dell'Apocalisse intorno all'anno 96, io non lo so. In ogni caso, egli qui dice, io l'anziano, mando i miei saluti. Tuttavia ascoltate, cari fratelli e sorelle, preziosi amici in tutta la terra, il diletto discepolo di Gesù, quel fratello, il nostro fratello Giovanni, che era appoggiato sul petto del Signore, come nessun altro, che fu chiamato e ritenuto degno da Dio di essere imprigionato nell'isola di Patmos, di lasciarci i 22 capitoli del libro dell'Apocalisse, per mostrarci infine il piano di salvezza del nostro Dio, quell'uomo che fu ritenuto degno da Dio in tale maniera, a lui furono chiuse le porte, a causa di un uomo che voleva essere il primo nella Chiesa. Ed egli disse, no, lui non lo riceviamo. Chi sono queste persone che agiscono in tale maniera? Essi sono perversi nel cuore, perversi nella dottrina, perversi nel loro modo di fare. Il grande uomo di Dio, voi lo sapete, io sono stato sull'isola di Patmos, ho letto i 22 capitoli, nel 1982 ho passato una settimana lì per leggere il libro dell'Apocalisse, sono andato su e giù e ho detto continuamente al Signore, caro Signore, io non sono Paolo, non sono Giovanni, tuttavia ho una domanda. Non sono neppure il fratello Branham, tuttavia ho una richiesta. Rivelami quello che tu hai mostrato Giovanni in quel tempo. Rivelamelo. Io andavo su e giù piangendo sull'isola di Patmos. Con la Bibbia in mano. Ritorniamo a questa parola adesso, cari fratelli e sorelle. Giovanni, il diletto discepolo di Gesù, ritenuto degno da Dio di avere affidato un simile incarico sull'isola di Patmos, l'angelo del Signore venne a lui per rivelargli quello che è per tutti i servitori di Dio, per mostrare
realmente le epoche della Chiesa, ogni cosa che doveva ancora accadere è quello che è accaduto, per mostrarlo, per lasciarcelo affinché possiamo averlo. E lì c'è qualcuno che vuole essere il primo nella Chiesa. E Giovanni scrive: egli non ci riceve, egli non ci riceve. E non essendo abbastanza, così nel verso 10, perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi i fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Io sto leggendo dalla Bibbia, dalla Bibbia. Fratelli e sorelle, noi viviamo nello stesso tempo, accade la stessa cosa. Nient'altro che sospetto malvagio, nient'altro che calunnie. E dopo la porta è chiusa. Dopo non c'è più bisogno di nulla. Poi si vuole avere il comando e decidere sulle persone. Ed ecco il punto. Nessun servitore di Dio governa sopra la Chiesa. Dio governa sopra di Lui. È il Signore. Il Signore è il capo della Chiesa. E tutti sono sottomessi al capo. Quello che leggiamo qui accade oggi in tutto il mondo. Tutti i fratelli che appaiono sulla scena con le loro interpretazioni e dottrine, essi chiudono la porta. Chiudono la porta. Essi vogliono rimanere indisturbati e vogliono governare sulla gente. E questo è lo stesso spirito che è già iniziato con la cristianizzazione sotto Costantino, che la potenza terrena e spirituale si unirono per governare la gente, per decidere sopra di loro e fuorviarli. Così lasciate che prendiamo a cuore quello che è scritto. Noi non possiamo cambiarlo. E dopo, nel verso 11, Giovanni scrive: carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio. Chi fa il male non ha visto Dio. Dunque, chiunque da Dio e chiunque si sottomette alla guida dello Spirito Santo, per esempio, chi riceve un ministero da Dio rispetterà il ministero degli altri servitori di Dio. Tutti voi lo sapete. Quando ho udito il fratello Branham per la prima volta, ero convinto che egli era un uomo di Dio, ma volevo sapere cosa egli credeva e insegnava. E dico molto chiaramente, il fratello Branham ha predicato ogni sermone dalla Bibbia, ed ogni sermone ci riporta indietro alla Bibbia. E noi ringraziamo Dio per come egli ha fedelmente predicato la parola. Tuttavia, giusto per fare ancora una volta un confronto, lasciate che ci sia mostrato qui Giovanni, il diletto discepolo di Gesù, che alzò lo sguardo alla croce e il Signore disse: ecco tua madre, ecco tuo figlio. Egli rispose a Maria per Giovanni, il diletto discepolo di Gesù sull'isola di Patmos. Ricevette l'ultima rivelazione e dopo la porta è chiusa, perché un certo Diotrefe vuole essere il primo. E questo è il caso nel messaggio in tutto il mondo. Dovunque ci sono persone stabilite da sé, che non hanno una chiamata divina,
che usano soltanto il messaggio dell'ora. Ed io lo dico pure oggi, lo dico liberamente e apertamente. Non sono naturalmente pagato da loro. Lo dico apertamente qui. Per prima cosa, loro stabiliscono se stessi come pastori e dopo trovano la citazione dalla bocca del fratello Branham: la decima è per il pastore. E dopo ognuno deve mettere la propria decima non nella cassetta delle offerte, ma deve darla al pastore. E dopo la moglie del pastore va con la sua borsa da spesa e mette tutte le decime in essa. Io l'ho visto. Non parlo di teoria, io l'ho visto. E dopo? Sì. Sono stato pure nella casa del pastore. Ho visto come viene fatta ogni cosa. E le persone sono schiavizzate senza saperlo. E vengono separate dalla vera proclamazione che Dio ha dato al suo popolo in questo tempo. Giovanni dovette sopportarlo, pure io devo sopportarlo. Tuttavia, vi dico questo già oggi, non rimarrà così fino alla fine. Il Signore aiuterà il suo popolo. Egli li guiderà fuori, egli li piazzerà sotto la guida dello Spirito Santo. E dopo si adempie quello che Paolo ha scritto ai Romani. Romani, capitolo 15, verso 16. Romani, capitolo 15, verso 16. Di essere un ministro di Cristo Gesù tra i gentili, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché i gentili diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo è lo scopo di un ministero che Dio piazza nella Chiesa. Verso 17. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo. Non è bello questo? Non io, Paolo, ho fatto questo e quello, ma Cristo lo ha fatto attraverso di me. Egli mi ha potuto usare come suo strumento, ha potuto usare le mie labbra per trasmettere la sua parola, ha potuto usare le mie mani che sono state poste sui malati affinché ricevessero guarigione. Io non mi glorierò. Io dirò soltanto così com'è. Cristo lo ha fatto attraverso di me, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere. Di questo si tratta. Solo tramite la via della fede e dell'ubbidienza noi raggiungeremo la destinazione. E questo è lo scopo del messaggio del tempo della fine che Dio ci ha dato tramite la sua grazia, che alla fine ci sia una chiesa senza macchia né ruga che apparirà davanti al Signore, come è scritto in Efesini capitolo 5 verso 27. Un gregge riscattato col sangue, santificato nella parola di verità, suggellato con lo Spirito Santo, dopo che riceviamo la parola di verità. E come ha detto il fratello Brano in modo così bello, quando Dio mette il suggello sopra di noi, allora quello è suggellato, quello che Egli ha messo in noi, e nient'altro può essere posto in esso.
E tramite questo deve essere ora, fratelli e sorelle. Non si tratta soltanto riguardo a me, si tratta di voi, si tratta della Chiesa di Gesù Cristo in tutto il mondo. Non più un miscuglio, nulla più che non possa sussistere davanti a Dio. Anche nessuna interpretazione in merito alle 70 settimane e in merito al giorno del Signore. Riguarda Matteo capitolo 24. Lasciate semplicemente ogni cosa nel modo in cui è scritto e lasciate che ogni cosa sia adempiuta come Dio l'ha detto. Naturalmente non sono io che vigilo sulla sua parola, egli vigila sulla sua parola, egli vigila sulla sua parola, e poiché io ho ricevuto questa parola, perciò egli vigila anche sopra di me. E se voi ricevete la sua parola, allora egli vigila anche sopra di voi, e dopo non c'è più alcuna difficoltà. Allora voi potete piazzare il ministero di Mosè, il ministero di Giosuè, di tutti i profeti, potete piazzarli biblicamente. Il ministero di Giovanni il Battista, potete piazzarlo biblicamente. Il ministero di Pietro, l'uomo della prima ora, potete piazzarlo biblicamente. Il quale fu reputato degno il giorno di Pentecoste, il giorno della fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, e gli fu reputato degno di predicare il primo sermone con le parole: ravvedetevi, convertitevi e siete battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la conferma del perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ed ecco l'impatto. Tramite la potenza dello Spirito Santo fu così straordinario che 3.000 persone furono aggiunte nel primo sermone, nel primo battesimo. Così è scritto in Atti capitolo 2 verso 41. Fratelli e sorelle, questo deve essere detto in ogni servizio. Come è stato il primo sermone, così deve essere l'ultimo, anche il penultimo. Così ogni sermone deve essere sotto la guida dello Spirito Santo. Non c'è un altro Vangelo, ci sono solo persone che travisano il Vangelo. E Paolo in Galati capitolo 1 proferì la maledizione sopra tutti quelli che predicavano un altro Vangelo. E perciò, fratelli e sorelle, con ogni serietà, indietro a Dio, indietro alla sua parola. Anche oggi, anche oggi, una parola indirizzata a tutti quelli che hanno arreso la loro vita al Signore, che sono stati convertiti, che hanno ricevuto il perdono dei loro peccati per fede e che hanno trovato pace con Dio. Oggi avete l'opportunità di essere battezzati, biblicamente. Ed io lo so che Dio ha già toccato qualche cuore ed egli toccherà persino qualche altro cuore. Dunque, non solo il primo e l'ultimo, ma ogni sermone sotto la guida dello Spirito Santo conterrà quello che contengono il primo e l'ultimo. Dunque, indietro all'originale, indietro alla parola di Dio, e continuamente la stessa domanda: cosa dice la Scrittura? E dopo, se qualche pensiero, se qualche tipo di voce vuole sussurrare qualcosa e dice: ah, non è affatto così importante, per favore, rigettate tali voci nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Il nemico viene sempre e vuole sussurrare qualcosa per trattenervi dalla via dell'ubbidienza e vuole trattenervi nelle vostre vecchie vie. Allontanatevi, liberatevi con l'aiuto di Dio, lasciatevi portare in accordo con la parola di Dio, e dopo
Le difficoltà nell'ambito spirituale sono passate. Dio dà grazia al riguardo. Riassumiamo quello che abbiamo detto qui nel nome del Signore. Ogni cosa deve essere stabilita su due o tre testimoni. Ogni dottrina della Bibbia, ogni cosa deve essere in accordo con l'Antico ed il Nuovo Testamento, con la dottrina di Gesù, con la dottrina degli Apostoli. Per esempio, giusto per menzionare questo qui, perché concerne il battesimo. Quando il Signore Gesù, in Matteo capitolo 28, dice «battezzateli nel nome», allora io devo conoscere naturalmente il nome prima che possa battezzare nel nome. Dio è il nostro Padre e come nostro Padre nel cielo ha rivelato se stesso nel suo unigenito figlio Gesù Cristo, il nostro Signore. E il figlio poteva dire: chi vede me vede il Padre. Io e il Padre siamo uno. Ma quando il Signore dice battezzateli nel nome del Padre, allora noi dobbiamo leggere almeno i tre brani nel Vangelo di Giovanni capitolo 17, dove il figlio dice: Padre, io ho fatto conoscere loro il tuo nome a quelli che tu mi hai dati dal mondo. Dopo bisogna andare indietro alla parola di Dio e dire: caro Signore, qui tu hai dato l'incarico. E dopo noi andiamo in Atti, nel giorno in cui fu fondata la Chiesa del Nuovo Testamento. E Pietro naturalmente era presente quando il Signore ha dato il grande incarico. Ed ecco in voi che Dio rivela se stesso come Padre in cielo e nel suo unigenito figlio sulla terra e nella Chiesa tramite lo Spirito Santo. Tuttavia, tutto incluso in un nome in cui vi è tutta la salvezza, in cui c'è tutta la benedizione, vale a dire tu lo chiamerai Gesù, Emanuele, Dio con noi, fratelli e sorelle. Così noi abbiamo il nome rivelato del nostro Dio, il nome del Signore Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, Signore Gesù Cristo. In modo più perfetto non poteva esserci detto. E noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore. Continuamente, cosa dice la Scrittura? Come battezzavano gli apostoli? Naturalmente non è utile ad alcuno leggere soltanto Atti capitolo 2 verso 42 ed essi rimanevano nella dottrina degli apostoli. In primo luogo dobbiamo ritornare indietro alla dottrina degli apostoli e dopo rimanere in essa. Giusto in teoria leggere qualcosa e rimanervi e credere ciò che piace e fare ciò che piace? No, cari fratelli e sorelle. Seguiamo il Signore in ubbidienza alla sua parola e il resto lo lasciamo a Lui. Anche questo lasciate che lo distinguiamo per sempre. Là dove i messaggeri di Dio non sono ricevuti, là ci sono persone che si piazzano da sé per governare e decidere sugli altri. In mezzo a noi nessun uomo ha da dire qualcosa. Qui conta la parola di Dio. Qui la volontà di Dio deve essere fatta. Lasciate che vi dica pure questo qui in tutta umiltà. Tuttavia già ieri era sul mio cuore. Qui voi sapete che ho apprezzato il ministero del fratello Branham. Io l'ho testimoniato ed ero realmente collegato a lui. Ero l'unico europeo al suo funerale. Tuttavia, quando ieri abbiamo parlato come il Signore comandò a Mosè di incaricare Giosuè,
Lì, spontaneamente, ho ricordato la mia ultima conversazione con il fratello Branham. E le ultime parole. L'ultima domanda in quel parcheggio a Louisville, Kentucky, prima di entrare nella sua macchina, l'ultima domanda è stata: fratello Branham, ho io il diritto di pregare per gli ammalati? E la risposta è stata: fratello Frank, ognuno che è chiamato da Dio a predicare il Vangelo è chiamato a pregare per gli ammalati, anche tu. Sapete cosa accadde dopo? Egli impose le mani su di me prima di entrare nella sua macchina in quel parcheggio a Louisville, Kentucky. Per me è stato un grande giorno. Ieri, dopo un lungo tempo, l'ho ricordato ieri, che l'uomo di Dio, ed io dico questo in riverenza davanti al Signore, un simile ministero non l'ha avuto alcun apostolo fino a questo tempo. È stato un riassunto di quello che Dio ha fatto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Il segno del Figlio dell'uomo ed ogni collegamento che è conosciuto per lo più ad ognuno di voi. E nessuno poteva fare quello che è accaduto a meno che Dio sia con lui. A me, il minimo in mezzo a tutti quelli che Dio abbia mai chiamato, a me è stata data questa grande parte, non solo di conoscere questo uomo, ma di conoscere il Dio di questo uomo. Non conoscere soltanto in merito alla sua chiamata, ma di conoscere pure che c'è stato pure un incarico il 2 aprile 1962 e che questo uomo, il suo ultimo atto che io ho sperimentato, che egli mi disse: chi è chiamato a predicare il Vangelo è pure chiamato a pregare per gli ammalati. E dopo egli impose le mani su di me prima di entrare nella macchina. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate. Noi abbiamo la parola di Dio come lampada al nostro piede. Ed anche queste cose nessun uomo può supporle, nessun uomo le può pianificare, sono pianificate da Dio. E noi siamo diventati semplicemente parte del piano di salvezza del nostro Dio. Il tempo è passato, il Signore Dio ci benedica e sia con noi. Ricevete la parola di Dio nel vostro cuore ed egli adempirà ogni altra cosa per la gloria del suo nome. Amen. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore Dio, cantiamo così qual sono. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir halten die Häupte geneigt. Noi abbiamo i nostri capi chini. Vorrei chiedere pure oggi se la parola di Dio ci ha parlato, se c'è qualcuno qui che vuole consacrare la sua vita al Signore, se c'è qualcuno qui che desidera essere battezzato. Di due fratelli lo so già. Forse c'è qualcun altro che desidera fare questo passo di ubbidienza e fede tramite il battesimo. Mentre abbiamo i nostri capi chini, vorrei chiedere: c'è qualcuno qui
che vuole essere battezzato? Allora alzi la mano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Molto bene. Per favore venite qui davanti. Per favore venite ora qui di fronte. Noi pregheremo per voi. Quanti anni hai? 13. Vuoi consacrare la vita al Signore? Vieni. Chi altri abbiamo? Per favore venite qui di fronte. Rimanete qui. Vieni. Sì, benvenuto. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. C'è qualcun altro che desidera venire? Oggi, se udite la sua voce. Preziosi fratelli e sorelle, questo è il vostro giorno, il giorno che il Signore ha fatto per voi. Voi non dimenticherete mai questo giorno. Il battesimo significa fare un patto di buona coscienza con Dio tramite la potenza di resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Secondo Romani capitolo 6, noi simbolicamente, tramite immersione, siamo sepolti con Cristo perché siamo stati crocifissi e morti con Lui. E uscire fuori dall'acqua significa che noi insieme con Lui cammineremo in novità di vita. Questo è come Dio ce lo mostra nella sua parola, affinché sappiate che non è soltanto un atto esteriore, ma questo atto è un atto d'ubbidienza, un passo di fede, un passo che la Sacra Scrittura ci mostra. Conosci il tedesco? No? Quale lingua? Conosci il francese? Sì? Dove si trova un fratello che parli francese e tedesco? Abbiamo un fratello qui che parla due lingue? Perché? Conosci le scritture? Credi che Gesù è il tuo salvatore? D'accordo, grazie, grazie. Dunque, è un atto biblico. E voi potete puntare indietro a questo giorno quando il nemico vi tenta e la tentazione verrà sempre. Allora potete dire, io ho consacrato la mia vita a Dio. Sono morto con Cristo. Sono stato seppellito con Lui tramite il battesimo. Sono redento, sono un figlio di Dio. E il nemico deve fuggire. Tutti voi consacrate la vostra vita al Signore? Consacra la tua vita al Signore? Conosci il tedesco? Conosci il francese? Ok, molto bene. Hanno compreso ogni cosa. Dunque, preghiamo ora. Padre Celeste, noi preghiamo per i nostri cari fratelli e sorelle, che tu possa benedirli, che tu possa benedire i battesimi, che tu possa benedire il fratello Paul Smith che eseguirà i battesimi, e che la tua benedizione possa accompagnare i nostri preziosi fratelli e sorelle finché loro giungano dal credere al vedere. Benedetto e lodato sii tu, Dio sempre fedele. Alleluia. Amen. Ora giusto alcune parole. Ricordatevi di noi nelle vostre preghiere. Ricordatevi di tutti quelli che portano la parola. E noi diamo ai nostri fratelli del Sud America i saluti. Noi siamo uniti con loro in modo speciale. Come ha detto un fratello,
in ogni tribù più di 60 dialetti diversi solo nella regione dell'Amazzonia. E Dio manda qualcuno che è abbastanza semplice, abbastanza umile, che ha il tempo di imparare tutti questi dialetti, almeno il necessario per portare la parola a queste tribù. Noi pregheremo per i nostri fratelli in modo particolare. Chiediamo ora di venire qui di fronte. Per favore, venite qui di fronte. Voi tre, venite qui di fronte. Potete rimanere così. Prima che terminiamo, vorrei pregare per i nostri tre fratelli in modo particolare, affinché Dio possa benedirli. Per favore, venite qui, sul primo gradino. Grazie. Per favore, giratevi un po' verso l'assemblea. Giratevi un po'. Grazie. Voi vedete i nostri tre fratelli qui? Noi pregheremo per loro. Che Dio sia con loro. E che la più grande nazione del Sud America, che Egli benedica questa nazione ed anche i fratelli, e i fratelli abbiano una buona testimonianza, che Egli possa benedire tutti. Qui i fratelli, tutti loro conoscono il mio vecchio amico da più di 30 anni. Non abbiamo parlato al riguardo molti decenni fa, quando ho portato il messaggio in Brasile e nel Venezuela, nell'America centrale e nel Sud America. Il fratello Galdona, tutti noi conosciamo il fratello Calalerio e tutti i fratelli, è quello che ho portato molti anni fa la preziosa parola di Dio di nazione in nazione, anche in questa parte del mondo. Ed oggi i nostri fratelli sono qui e noi pregheremo per loro e Dio li benedirà. Preghiamo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per i nostri fratelli che tu hai benedetto e li hai resi di benedizione. Grande Dio, possa l'unzione dello Spirito Santo restare sopra di loro, lo spirito di sapienza e di grazia possa essere dato loro, possano essi trovare i perduti. Usali, Signore. Benedici tutta la nazione, benedici tutta l'America centrale e del sud, benedici il Nord America, benedici tutto il mondo, ogni popolo, lingua e nazione. Caro Signore, sii con tutti noi, che possiamo imparare la lezione da questo fine settimana per ascoltare soltanto te e la tua parola e di chiuderci ad ogni altra influenza. Prezioso Signore, veglia su di noi, vigila sulla tua parola e benedici il tuo popolo in tutta la terra. Nel nome santo di Gesù, alleluia, 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 alleluia.